Buongiorno a tutti amici del canale, bentornati. Stamattina, come prima cosa, ci tengo a farvi delle sincere scuse di cuore. Questo perché, come avrete notato, è un po' che non riesco a portare un nuovo contenuto sul canale, ma questo perché questo periodo per me è stato veramente, veramente un casino. Tra lavoro, impegni familiari, festività, tempo per andare a pesca è stato zero, ma veramente zero. Oggi però finalmente sono in macchina, dietro di me il belly bot, accanto a me le canne e sto scendendo adesso sono venuto a prendere un amico. Questo perché ce ne andremo ad affrontare una bella pescata da belly bot sul lago di Castel Gandolfo alla ricerca del persico reale. Scusate un po', se no mi incollo qualcosa. E niente, sono arrivato, Eugenio è qui. Carichiamo e speriamo che i pesciotti siano collaborativi. Rimanete con noi, a dopo. Buongiorno! Eugenio, guarda, là il lago è Oh, eccoci qua, arrivati finalmente. Eugenio è pronto? bellissimo! Ah. Buongiorno, Ste! Buongiorno! Come la va? Come la va? Come dicevo, il lago è piatto di là. Se non avevamo dell'aria, piatto di qua, ovviamente. Ah, quello sempre, una legge non scritta del pescatore. Io metto la foto di ieri del piatto. Allora, siamo arrivati. Fresco, il lago sembra bello. Qui c'è il nostro buon Stefano che è già quasi pronto. Io Quote sono addosso. già È già in pronto. acqua lui. E Ecco, metto il termo dentro e scarico. dai, dai, mi approfitto a scaricare pure io che lo sai che sono lenta io. Lo so, infatti. Scarichiamo il casotto che c'è dentro e andiamo a pesca. Bene, siamo finalmente arrivati sullo spot, belli pronto, canne pronte, oggi tre canne, una a casting e due a spinning. Il lago è leggermente increspato, ma non c'è onda e non c'è vento. I ragazzi sono già in acqua, laggiù c'è Stefano e di là c'è Eugenio. Andiamo a vedere un po' cosa succede. Speriamo che il lago sia sveglio oggi. Si parte. Ah, stamattina, visto il fresco e visto che con Eugenio non ci vediamo da prima delle feste, Facciamo le feste. facciamo le feste in acqua. Un Oh! bel brindisino. A noi. A noi. Oppla, oppla. Olè. Tutta sulla mano. Porta bene, porta bene. Vino toscano. Cheers, man. Non facciamo pubblicità Occulte. occulte. Doc, vino doc. Doc. È bello bere lì in mezzo al lago. Sì, poi con tanto di bicchiere vero. Se c'è per forza. Il calice non c'entrava, però il bicchiere sì. Alla salute, Yuji. E al Buon primo che 2022. scappotta. Buon 2022, amico mio. Oh, il 2 febbraio bisogna andare a pesca, il 2/2/22. Per forza, è scritto. Se ci muoviamo, mi sono preparato. Prima tecnica che andrò a utilizzare oggi per insidiare il reale è il Carolina Rig, che consiste in un piombo scorrevole dove ho posizionato dei piccoli stopper come salvanodo, una girellina e un terminale di svolazzo, io lo chiamo, abbastanza lungo, con alla fine uno sciaddino. Vediamo un po', iniziamo a fare la prima calata. Questa è una presentazione di fondo. Facciamo arrivare giù. Una volta arrivati giù, iniziamo a dragare il fondale. È grosso, Ste? La bestia, regà. Stateci, 1-0. Che hai preso? Non so, però pesa proprio tanto. È il tappo del lago. Stefano prese la boa. Stoccato? Aia. Dai, come inizio cappottone invernale con stoccata c'è. Sì,
sui cavi che tengono la boa. E niente ragazzi, stiamo continuando a brancolare nell'acqua, fa freddo, tira pure vento, e perciò abbiamo deciso di fare un cambio spot, perché qui sembra che veramente non ci sia niente, il deserto. Ho deciso di ampliare le mie possibilità, quindi ho posizionato la canna Carolina praticamente a scaroccio, si può dire, e guarderò il cimino nel caso di mangiate. Nel frattempo di qua mi sto preparando un bel metal jig da 30 grammi per pescare in verticale sotto al belly bot. Vediamo un po' se la situazione migliora. Sto su 30 metri di fondo, temperatura acqua 12 gradi. Calo il mio bel giggone sul fondo. Arrivato. Iniziamo a dare degli strappi. Per animare il nostro jig. Eccoci qua. Siamo praticamente rientrati. Amareggiati. Amareggiati. È ora di pranzo. Prima parte è andata direi a cappotto. Eugenio è laggiù, appena slamato un realotto. Adesso ci facciamo il nostro cambio spot, ci mangeremo probabilmente qualcosa e speriamo che dall'altra parte sia meglio. Si cambia, andiamo a prendere pesci. Ancora la giornata non è finita. Cambio spot fatto. Siamo partiti dalla riva dove c'erano dei ragazzotti a carpe che stanno smontando. Qua fa freddo, siamo nell'ombra dal lato del bosco, bellissimo lo scenario, e Eugenio invece ha deciso di rimanere di là al sole, probabilmente ci raggiungerà con la corrente. Eccolo lì, già lo vedo sotto le cannucce lì in fondo. Prima eravamo di là, sta arrivando anche lui pian pianino. Adesso niente, vediamo di raggiungere Stefano che sta laggiù. Come va? Niente ancora? Beh, oggi era difficile, lo sapevamo, ma l'obiettivo come sempre è scappottare e divertirsi. Sei pronto a prendere la sganezza sul nuovo spot, Ste? Però il bello è che lui ci crede questa cosa. Invece non ha capito che io sto aspettando. Ah, io pensavo lui ci crede di prendere un pesce oggi. Invece tu sei convinto? Sì, in sì, questo, uno lo prendo. In questo freddo dell'Alaska. Uno, te lo dico, guarda, sono le mezzogiorno e 58, io un pesce lo prendo. Perché tra mezz'ora do una via. Vediamo, vediamo se. Vediamo, rimaniamo vicini, dai. Divertiamoci. Non segna niente qua. Metal jig tu? Continui a insistere a metal? Io continuo a insistere con la mia, come la chiami tu, la canna traditora? La canna traditora. Quella che sta lì così. Ho sentito un bip, che cos'era? Il tuo eco che rilevava un pesce? Sì, perché il tuo no? Strano infatti. Ma è proprio uno però, eh. Il sole se ne sta andando definitivamente dietro la montagna ormai. Quanto ti segna a te qua? A me 23 metri quasi. 23, 24, mi segna pure due pesci. O 26. 26 e 1. Te? E a me pure 24 / 26, sono un po' più. 24, 26, salivo un Montarossa. Sì, c'è una qualche gradino.
appaiati. Però ancora non abbiamo capito come trovare queste palle, le pesce. Dove stanno i serra oggi, vero? Dove stanno, dove stanno i barracuda a Castel Gandolfo? Ancora non l'abbiamo io capito. L'ho visto, quindi io ci credo. Perché la cosa è che la corrente non riesce a farti stare bene in pesca come vorresti. Però voglio dire, pure i pesci siate un po' collaborativi. Non collaborano perché noi passiamo per farti. Vabbè, ma davanti alla fascia lo metti. Vabbè, è inverno, eh. Quando li trovi, bravo. Poi pesti. Cioè le canne chiuse finché non li trovi. Si continua a lanciare inesorabili. Per ora in bianco totale. Neanche una tocca. Che bello galleggiar in mezzo al profondo blu del lago. Eugenio lì è riuscito a fare un pesce mentre ci raggiungeva, che finalmente è arrivato. Allegherò foto, che era troppo lontano per riprenderlo. Io sto continuando a scarrocciare qui con la mia canna Carolina e nel frattempo è arrivato il momento del pranzetto. Il cibo della NASA. Una bella insalatina di tonno, fagioli, mais, che altro c'è qua dentro? Pomodori. Recuperiamo un po' di energie. Se non me la tiro è meglio. Mentre Stefano è lì giù che galleggia e Eugenio, abbiamo optato per un nuovo cambio spot. Oh, sta strillando, l'ha fatto! Hai fatto, Ste? Finalmente! L'aveva detto! L'aveva detto e lo fa, lo fa. Bravo Ste. Noi andiamo di fronte di là al sole. Facciamo il giro con la macchina. Andiamo Stefano. Oh Ste, hai detto o l'hai fatto? C'è la cena? Fatti due, uno era più grande. C'è la cena? Beh, hai portato la cena? Oh, che carino, guarda, si sta gonfiando. Si sta gonfiando plop. E Stefano si è portato a casa la cena. Oggi si mangia. Ban per Stefano. Ban per Stefano. Viva le padelle. Il reale è buono. No, comunque il primo era veramente. Ah, due te ne volevi mangiare a cena, no? Uno. Io volevo lasciare pure questo, però si è gonfiato. Ho preso uno piccolino così, lasciato, però morto pure quello, schiattato. Una mattanza Stefano oggi. Vabbè Stefano, noi scappiamo di là. Raga, grazie della compagnia. Io spero di scappottare di là. Io spero, perché vale due su due. Sarebbe brutta, eh. È un po' bruttina. Bello, abbiamo attraversato, qui almeno c'è il sole. Vediamo se almeno di qua mi levo sto cappotto a oggi. Siamo venuti finalmente al sole. Quest'ultima oretta la tenteremo di qua e continuo a insistere a Carolina Rig. Credo in questa tecnica, perciò penso che oggi
sfrutterò principalmente e quasi unicamente questa qui. Andiamo con i primi lanci. Niente ragazzi, mi è arrivata voce che Eugenio è riuscito a fare un bass. Ho capito bene, Yuge? Eh? Era un bass quello che vedevo saltare? È un bass. Fantastico. Eh sì, Eugenio ha fatto il bass. Per me è ancora un inesorabile cappotto. Mi sto avvicinando. Lo so che è fredda, facci vedere un po'. È uscito un basso. Un medio. Un medio andante. Un medione. Un bel medione. Ed è incazzato, c'è più, molto più. Come l'hai fatto, Yuge? Caterina Rig. A Caterina? Sì. Ah, allora non vedi che facevo qua. Bene a insistere a Caterina. Oggi sono un po' zellato. È sano, eh? È bello cicciotto, vabbè, di sto periodo. Se ti mangia sta sicuro che è bello. È in forma, sì. Sì. Io mi scatti una fotina. Fammelo vedere meglio, te la faccio la fotina. Il pesciolin che viene dalla campagna. Yes. Yes. I basti inverno. Buono, questa sera mi sto a cena con le patate. A cena con le patate? No, lo liberiamo. Sì, poverino. Non facciamo come Stefano, poverino. Noi. No, assolutamente. Oh porco. Calcola che questo è proprio uguale a quello che canta. È identico. Sparami un po' sto shooting. Beh, se vuoi te la passo da qua, però faccio prima a fartela. Bella luce. Oh, sto a distruggere le gambe. Non vedo un cazzo. Che si lo vedo. Fantastico. Non è. A posto. Vai con release. Attivo che sì, l'hai svegliato nell'inverno. E sei passato a casa, guardate il ciccione. Lo liberiamo. Vai. Lo liberiamo. Bluff. Ciao. E se ci giù come uno stronzo lungo. Dai, Yuge. Ci voleva. Buon 2022 a te. Il mio inizia con un cappotto. Ma ci no, sta. No. Ancora non è finito. Sotto le papere. Stanno sotto le papere. Ma ci stanno i carpisti là. Ah, i mortacci su. E che cazzo mi frega tutti dei carpisti? Io sono witless. Bene, continuiamo. Proseguiamo la ricerca di me. E bravo Eugenio. Bravo. Inizio a assaporare questo cappotto invernale io. Il sole bello imbottito, bravo, un piumone invernale, altro che cappotto. Il sole sta per scollinare e io inizio a essere stremato. Tu hai ripreso un po' di fiducia con quel bus. Ci sta, direi. Dopo quel bus era ok, posso chiudere. Esatto. Dice, il mio oggi l'ho fatto.
torna. Pesce. No. C'è, è tornato. Area l'otto. L'ho fregato finalmente. Si scappotta. Yes. Carolina paga. Piccolino. Ma bellissimo. Il pesce di oggi, sì, grande, grazie, grazie. Vai. Bene ragazzi, la nostra pescata si conclude. Alla fine siamo riusciti a scappottare tutti. Tutti noi che eravamo venuti abbiamo preso qualcosa. Eugenio è riuscito a stampare un bel bass. Un bel bass invernale. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. E lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.